E ragazzi, andiamo con un'altra missione principale, tanto cita l'indagine del traffico d'armi, che poi andremo a fare, ve l'ho promesso ragazzi, ma adesso non è il momento, adesso non è il momento perché c'è il bulldog della nonna nel bunker, ok? Collegati a Rossi Fremont. Che io mi scordo sempre cos'è sto Rossi Fremont. Penso che sia il motel. Non lo so, non ricordo. Adesso avremo le idee più chiare. Hai finito? Hai ciò che ti serve. Per ora sì. Ok, senti, guarda che lo capisco, se hai paura. Non ho paura. Nessuno mi obbliga a restare. Ma io non ti ho chiesto di andartene. Dovrei fare di meglio. Mi servirebbe aiuto. Questo sguardo sexy. Siamo una squadra. Sì, siamo una squadra. Non giochi mai in squadra? Direi di no. Era così difficile? No. Iniziamo. Certo. Bene. Ok. Cazzo, sembra tipo la base di Call of Duty. Uguale. Sicura che quell'IP sia qui? Sicura, ai piani superiori. Come li raggiungiamo? Ecco le telecamere, zia. Come li raggiungiamo? Col billo. Tanto infiltriamoci. Guarda, hanno cablato a me. Questo va a tempo. Non sono i soliti. Spicy. Very spicy. Di qua. 46 secondi per risolvere il problema. Ce l'ho. Ce l'ho. Godo. Sono armatissimi. Sembra una fortuna. Ascensore. Ok, dovrebbe esserci la telecamera e un ascensore che ti riporta su, tipo. Credo. Un gruppo di ragazzini ricchi che non ha mai visto la strada. Sanno programmare sui. Li ho visti all'opera. Appunto. Telecamera. Acri l'ascensore e te ne vai. Infatti, ha senso. La polizia mi gira alla larga. E non devo nascondermi dietro una cazzo di maschera. Il DedSec è una moda. Il futuro. Telecamera. Accra laggiù, quindi di qui. Io penso che dopo ci sia da andare ad uccidere qualcuno qua, credo. Non è che uno di loro c'ha tipo la telecamera nascosta? Lui. Ma mi avete sentito? State facendo gli idioti con questo ascensore. Lo sapete benissimo. State facendo gli idioti con questo ascensore. No, sono io, zio. Ci sono dei dialoghi in questo gioco, sono fantastici. Cioè, voi veramente non ve ne rendete conto, magari abituati a GTA che non è doppiato, ma veramente bellissimo. Hackera. Ok. Beh, questo mi pare anche abbastanza easy. Via. Un pezzo di merda. Telecamera là. Per
essere rimbalzati lassù, forse. Anche era quello. Telecamera. Su. Bene così. Audio diario. Che stavano scopando? Però è debole, cazzo. E non c'entra la sua stanza. Si fa mettere sotto dai fuochi e soprattutto dalla nonna. E mio cugino non mi fermava. Quello era già bello che è morto. Paga la mia protezione. Non so proprio ancora per quanto tempo. L'avevo detto. Così. Sì. Sì. Bellissimo. Telecamera 49 metri. Ok. Questa cosa è bellissima comunque. 26 secondi, matto. Matto sei. Ah, non c'è corrente di qua. Ora non c'è di qui, c'è. Ok. Ah, qui ci vivevano. E ci morivano. Audio diario. Telecamera. È il regalo più grande che la Bloom ha fatto a Chicago per gli imprenditori. La polizia controlla ogni angolo. Ok, lui c'ha la telecamera nascosta. Bisogna solo aspettare. Se sapeste quello che so io, e poteste fare quello che faccio io, prendereste il loro hardware e lo usereste per proteggermi. Prendete il mio castello, ma i sistemi di sicurezza più avanzati, pagati dai contribuenti di Chicago. Grazie a tutti. Telecamera. Qua che c'è? Alta telecamera. Serve quella dietro. Grazie. Sinistra. Telecamera. Ci siamo. L'indirizzo. Ce la fa? C'è una serratura elettronica. Merda. Grazie. Ok, lui forse c'ha qualcosa? Il codice nella piastrina. Senti, nessuno vi ha rubato niente. Chiama il tuo boss. Ci vorrà un po'. Allora datti una mossa. Balotelli. No, troppo chiaro per essere Balotelli. Io pensavo che tu. Cazzo c'ha in testa? Ti ricordi del bulldog di nonna? Quel piccolo bastardo. Sì, quel coglione. Veniva sempre di corsa quando lo chiamavi. Però pisciava sempre sul pavimento. Sì, sì. Capisci che intendo? Sì. No, invece no. Senti, mi costi troppi soldi. E chi pensi che vincerà? Tra te e i soldi. I soldi? Il signor Quinn è in linea. I soldi? Quinn! Io la incarico della sicurezza e della merce? Scopro che ha rubato la lista degli ospiti. Non mi farò fregare, Irak. Calma, non è così che è andata. Temo si sia confuso. In questo affare siamo soci. I suoi ospiti sono i miei ospiti. Ne riparliamo con calma all'asta. Non faccia la volpe, signor Irak. Dove sono cresciuto, le impalliniamo tra gli occhi. Fottuto coglione, puoi leccarmi i gioielli. Cazzo c'entra la volpe? È un modo di dire. Un modo di dire. Non promette bene. Mo lo ammazza. Visto. Sapevo. Sì, il fra l'ha ammazzato. Ok. C'è altro?
Ok, penso che sto fantoccio vada preso per forza. Ovviamente tutti armati, tutto quanto. Non so come pensi di superare il recinto o avvicinarti alla stanza. Ma dove eravamo stati la missione scorsa, ok? Entrerà al mio posto. Sul serio? Perché dovrebbe farlo? Scommetto che gli manca uno sbaglio per finire ammazzato. E quando lo commetterà, io ci sarò. Un bel ricatto riesce sempre a far cambiare idea. Ok, allora, penso che il nostro lavoro sia finito qui. Ma anche la missione. Mille XP. Minchia. Bene così. È un contratto da fixer che adesso veramente non mi serve.